L'obiettivo in comune è lo stesso, fare punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Lo sa il Fondi di Giacinto De Santis, ma lo sa anche l'Eppan di Miljan Gagovic. Restate con noi e mettetevi comodi, perché tra poco assisteremo ad uno scontro salvezza denso di emozioni. Buonasera amiche e amici della Pallamano e benvenuti su Eleven Sports da Vittorio Pannone. Ci troviamo al Palasport di Fondi, dove tra poco andrà in scena il posticipo delle 18, valido per l'ottava giornata di Serie A Vedetta Maschile, che vede di fronte Banca Popolare Fondi e Sparer Eppan. Due squadre che arrivano a questo appuntamento con un trend decisamente diverso. Questa sera, vista la corta classifica nella parte bassa, i due punti avranno un notevole peso specifico. Dicevamo, due squadre che arrivano a questo match in maniera opposta. Nella scorsa giornata all'HC Fondi non sono bastate le reti dello solito Vulic e di Zanghirati per evitare il pesante scivolone in casa del Molteno. La partita infatti è terminata con il risultato finale di 26-20 a favore della formazione lombarda. L'Eppan invece ha gioito dopo il colpaccio casalingo e danni dell'Acqua e Sapone Junior Fasano, risultato finale di 31-28. Ricordiamo che la formazione altoatesina ha anche una partita da recuperare contro Merano. Come vedete dalle immagini, le squadre sono già disposte sul terreno di gioco. Adesso lo speaker del palazzetto sta annunciando quelli che sono i giocatori dell'Eppan. Noi andiamo allora a leggere le formazioni, partendo dalla squadra ospite, l'Eppan, che si presenta a questo appuntamento con il numero 1 Samuele Bortolotti, numero 11 Thomas Branch, numero 15 Alex Castillo, numero 14 Modesta Starolis, numero 91 Bern Morandel, numero 6 Jan-Niklas Oberrauf, numero 17 Moritz Pirker, numero 12 Christian Raffl, numero 34 Omar Santinelli, numero 25 Alexander Semikov, numero 9 Simon Singer, numero 8 Dragan Zriepecevic, numero 28 Filip Trojerhofer, numero 13 Alex Widenhofer. Allenatore dell'Eppan, ricordiamo, è Miljan Gagovic. Il Fondi invece con il numero 12 Pierpaolo Antogiovanni, numero 11 Luigi Arena, numero 3 Francesco Cascone, numero 2 Antonio Ciccolella, numero 6 Piero De Benedetto, numero 22 Stefano De Torre, numero 19 Luca Macera, con il numero 7 Alessio Micelli, numero 17 Nestor Pennacchio, numero 4 Valerio Pinto, numero 24 Daniele Ponticella, numero 32 Vincenzo Rotuno, numero 31 Maxim Voluvaz, numero 44 Ivan Bulic, numero 14 Dario Zanghirati, numero 88 Luciano Zizzo. L'allenatore del Fondi ovviamente è Giacinto De Santis. Ricordiamo anche quelli che sono gli arbitri, la coppia arbitrale di questa sera composta dei signori Simone e Monitillo. Prima che il match giunga al via, andiamo un attimo a elencare quello che è il programma dell'ottava giornata. Ricordiamo che sono due le gare rinviate oggi 17 ottobre 2020, ovvero le gare tra Bressanone e Alperia Merano e Bressano e Bolzano a causa di accertate positività al Covid-19. Sono 5 gli incontri in tutto, oltre a questo che andremo a commentare tra poco tra Banca Popolare Fondi e Eppan. Poi ci sarà la sfida delle 18.30 del Palasantoro tra Raymond Sassari e Salumificio Riva Molteno. Alle 19 invece le tre sfide che vedono di fronte Ego Siena e Cassano Magnago, Trieste e Albaro Siracusa e Conversano Santarelli Cingoli. Ovviamente grande attenzione è posta sul big match del Palaestra a Siena tra Ego Handball Siena e Cassano Magnago, uno scontro al vertice della classifica, uno scontro invece nella bassa classifica, quello che abbiamo detto che sarà quello tra Banca Popolare Fondi e Eppan. Vedendo un attimo il tabellino delle due squadre fino a questo momento, possiamo notare che il Fondi in 7 partite giocate ne ha vinta una contro Trieste e ne ha perse 6. L'Eppan invece con 6 partite disputate è riuscita ad ottenere 2 vittorie, 4 sconfitte. Ricordiamo però che la squadra allenata da Miljan Gagovic ha anche una partita da recuperare contro Merano. L'Eppan si trova in classifica a 4 punti, il Fondi invece ha 2 punti. Le squadre quindi sono divise da 2 lunghezze. Nel frattempo il match sta per iniziare, si attende solo il fischio dell'arbitro. Quella di questa sera sarà anche lo scontro tra i due capocannonieri, ovvero tra Bulic e Starolis. Iniziata la partita nel frattempo con il Fondi a gestire questa prima azione della partita e a far girare il pallone con Dettore. Lo vedete in posizione centrale il capitano della Banca Popolare. Dicevamo che stasera avrà la sfida tra Bulic
e Starolis Vulic capocannoniere di Fondi con 51 reti, mentre Starolis miglior marcatore dell'Epan con 39 reti. Dettore con il pallone tra le mani, all'indietro per Piero De Benedetto, eccolo Vulic per De Benedetto, quindi Pennacchio, ancora Vulic, si appoggia sull'argentino, poi Vulic, De Benedetto, non ci sono spazi, si appoggia su Zanghirati, anzi no, perché c'era la pressione dell'avversario, quindi Vulic, De Benedetto, partito forte Fondi, anche se però difende bene l'Epan, poi il tiro di Vulic si oppone alla grande Cristian Raffl. Ora è l'Epan che può ripartire, primo minuto trascorso nel corso di questo primo tempo, ancora 0-0, si è fatto vivo Fondi con il primo attacco, buona azione costruita con l'Epan che ha difeso molto bene, poi la conclusione e la risposta facile di Raffl che ha fatto ripartire i suoi, che ora fanno girare il pallone con Semikov, si fa vedere Starolis e poi arriva il tiro dell'Epan, palla però è stata bloccata da Vojovac, nel frattempo De Torre, il tiro di De Torre che va a trovare la prima rete del match, Stefano De Torre fa 1-0 per la Banca Popolare Fondi, quindi apre le marcature dell'incontro il capitano in casacca rosso-blu. Epan già in attacco, Starolis, Castillo, Semikov, ancora Semikov, Castillo perde il pallone, ne approfitta Fondi con Cascone che si appoggia nelle vicinanze su Ponticella e ripiega in difesa l'Epan, quindi Fondi con Ivan Vulic, l'appoggio su Dettore che predica calma, quindi adesso il Fondi si appresta ad un'azione più ragionata. De Benedetto, De Torre, Vulic, ancora De Torre, Ponticella, servito Vulic all'indietro per De Benedetto, il tiro di De Benedetto, un destro troppo alto, pallone perso però dall'Epan in contropiede, De Benedetto va a rifarsi del tiro sbagliato poco fa e fa 2-0 per Fondi, buona partenza della squadra di Giacinto De Santis e subito un break di 2-0 nel giro di 3 minuti perché De Benedetto è andato a togliersi la soddisfazione del primo gol di serata. Formazione in casacca giallo-blu in attacco con Starolis, la finta di Starolis poi va in elevazione e mette il pallone alle spalle di Maxim Vojovac, qui il fallo fischiato in attacco a Fondi in un genitore, quindi l'Epan può ripartire velocemente e va a trovare la rete del 2-2 con Troyeroffer e stabilita quindi la parità in un amen. Qui Ponticella viene commesso fallo su di lui, ci saranno 9 metri a favore della Banca Popolare Fondi. Metri battuto, De Benedetto si affaccia dalle sue parti, Vulic che sta scambiando di posizione con De Torre, ora Vulic in posizione centrale a servire De Benedetto, ancora il croato, poi De Benedetto, Pennacchio, la palla forse era uscita ma gli arbitri fanno continuare, il tiro di Vulic, pallone da una parte, portiere dall'altra, palla dentro, 3-2 e Ivan Vulic sale a 52 reti in questa Serie A Beretta maschile, più uno per la Banca Popolare che ora però si deve difendere dall'attacco dell'Epan. Castillo, Starolis chiude bene gli spazi Fondi, quindi ancora Epan con Castillo, poi Semikov preferisce appoggiarsi ancora una volta su Modesto Starolis che scarica il destro, la palla rimbalza troppo alta e poi termina alle spalle della forte difesa da Maxim Vojovac, nulla di fatto per l'Epan e il Fondi adesso ha l'opportunità
con questa nuova azione di attacco, sì, di portarsi sul 4-2. Vulić, De Torre scambia con Vulić, ancora il capitano della Banca Popolare, poi Vulić, si fa vedere ancora De Torre, De Benedetto, le finte di De Benedetto, a cercare Vulić che scarica un destro, sporcato, deviato in corner. Fondi che rimane lì in attacco. Lepan schierata in difesa con una 6-0. De Torre, giro palla della squadra di casa. Aggressivo Castillo su Vulić, quindi fa girare il pallone la squadra di Giacinto De Santis, 9 metri qui. Fischiato, battuto adesso dai laziali. De Torre, Vulić vuole provare a scardinare l'avversario con una finta, non ci riesce, poi va alla conclusione, palla troppo alta e può ripartire Lepan. Il tiro sporcato qui da parte della formazione altoatesina, palla che termina da fuori. Sarà quindi un corner battuto in questo momento. Castillo riceve il pallone, si appoggia sul russo Alexander Semikov, classe 85. Ancora Castillo, ferito in questi primi minuti nel ruolo di centrale al posto di Santinelli. Nel frattempo servito Slepcevic che con una finta, quasi con una magia, con il braccio destro si beffa della difesa di fondi, mette dentro il pallone del 3-3. Gran gol di Dragan Slepcevic e poi pennacchio pescato dai compagni sui 6 metri, non sbaglia, con il mancino mette subito dentro il pallone del 4-3 a favore della Banca Popolare Fondi. Partita che in questi primi 7 minuti e 30 ci sta regalando davvero delle belle emozioni. Le due formazioni non si stanno assolutamente risparmiando. C'è stato un attimo di fase di studio, poi qui il gol di Semikov, 4-4, a sottolineare proprio quello che stavamo dicendo, ovvero che le due squadre si stanno dando filo da torcere dalle prime battute dell'incontro. Ovviamente per lo spettacolo ci auguriamo che sia così, che sarà così fino alla fine. Il fallo qui su De Benedetto, commesso dal numero 11 Thomas Branch. Due anni per lui, terzino sinistro dell'Eppan, 9 metri per fondi, però bisogna asciugare il parquet del 40x20 qui del Palasport di Via Mola Santa Maria. Arrivato il fischio della coppia arbitrale, quindi il Fondi può far girare il pallone avviando l'azione d'attacco. Zanghirati che si guadagna un fallo. Zanghirati, uno tra i protagonisti nella scorsa sfida con l'entrasferta contro il Molteno, migliore in campo per il Fondi insieme a Buri. Qui il pallone perso dalla Banca Popolare, Slepcevic ne approfitta, tu per tu con Boljuvac, non può sbagliare da lì Dragan Slepcevic a mettere dentro il pallone del 5-4, quindi Lepan che si porta sul più 1. Ponticella però si gira e beffa Christian Raffl, fa 5-5. Il primo numero 24 di Fondi, ex capitano della Carburex Enfus Gaeta. Castillo, Starolis, Semikov, ancora Castillo, si fa vedere Troyerhofer che si appoggia su Starolis, ancora poi Castillo, il tiro di Castillo è però commesso fallo in attacco, riparte Fondi però spreca tutto Ivan Vulić che aveva cercato a servire
i compagni in attacco, qui contropiede non gestito nel migliore dei modi da parte della squadra di De Santis. Starolis, Sliepcevic, Ponticella su Castillo, che quindi si appoggia su Semikov. Ancora Starolis, scarico per Filip Troyerhofer, che si appoggia poi su Semikov. Castillo, e qui arriva l'infrazione in attacco di Fondi. Ancora pallone perso, ancora errore questa volta di Ponticella per la Banca Popolare Fondi. Ennesimo tentativo sprecato di andare in contropiede. Quindi Leppana, che ha recuperato il pallone e può stazionare in attacco, dando fastidio a Fondi con l'opportunità di portarsi adesso sul più uno. Vediamo Starolis, il destro di Starolis, aveva anche accennato ad una deviazione Volyuvats, poi però il pallone è terminato comunque oltre la linea di porta. 6-5, e quindi più uno sì adesso per i Lions, così viene definita, soprannominata, la squadra di Milan Gagovic. De Torre, De Benedetto, Fondi che ora deve rincorrere lo svantaggio. De Torre si appoggia su De Benedetto, poi Pennacchio, non ha spazi, però si inventa tutto da solo Nestor Pennacchio, va alla conclusione con il mancino, spara però su Raffl, quindi annulla il tentativo di attacco della Banca Popolare in Fondi. Eppan in attacco, Castillo fa tutto da solo, Castillo poi va alla conclusione, la palla è terminata alta, c'è stato però un fallo fischiato nel momento del tiro, e ci sarà un 7 metri a favore della formazione altoatesina. Sul punto di battuta si porta ovviamente Modestas Starolis, giocatore di origine lituane, classe 96. Il tiro di Starolis non sbaglia. Modestas Starolis 7-5, e break di vantaggio per Leppan, più 2 quindi per gli ospiti. E ora il Fondi chiamato a rincorrere il doppio svantaggio, primo doppio svantaggio subito dalla squadra di De Santis nel corso di questo match. E ora De Benedetto pesca benissimo, Ponticella sui 6 metri che si gira in un fazzoletto, lo mette il pallone dentro alle spalle di Raffl. 7-6, buona azione, bello l'assist di De Benedetto a cercare Daniele Ponticella, che da lì è stato freddo, cinico, non ha sbagliato e ha permesso al Fondi di portarsi sul meno 1. Eppan in attacco, il tiro di Semikov, palla terminata dentro, 8-6, ancora più 2 per Leppan. Quindi formazione ospite che si porta sul comodo vantaggio di più 2, anche se adesso dovrà difendersi dall'attacco della Banca Popolare Fondi. Vulic all'indietro per Stefano De Torre, che si appoggia ancora sul croato, poi De Benedetto, ancora Vulic, si fa vedere De Torre, Vulic, sempre De Benedetto, lo scarico per Pennacchio con il mancino, si lascia ancora ipnotizzare Nestor Pennacchio da Christian Raffl, che esulta come avesse segnato un gol, giustamente, anche se il tiro di Pennacchio non era particolarmente angolato. Qui Castillo dall'altra parte si oppone splendidamente, Volyuvats, questa volta Zanghirati contro Raffl, va a fare l'8-7, meno 1 per Fondi, e Zanghirati non sbaglia alla prima sua vera chance contro il portiere, è andato a mettere dentro il pallone, realizzando tra l'altro la sua prima rete individuale nel corso di questa serata.
Castillo. Lepan è già in attacco con Ticella su Semikov, che però si gira e commette un'infrazione di passi. Vulic, De Torres, schierato già in difesa, lo spara Lepan. Vulic perde per un attimo il pallone fondi, poi lo riprende Zanghirati, il tiro di Zanghirati, palla che termina alta, arriva un due minuti, palla terminata a lato, scusate, arriva un due minuti per Alexander Semikov. Quindi adesso Lepan sarà momentaneamente in sei uomini. Per 120 secondi ci sarà anche un tiro dei 7 metri per la Banca Popolare Fondi. Sul punto di battuta si porta Ivan Vulic, che quindi può rispondere a Starolis, che prima ha concretizzato il tiro dei 7. Vulic contro Raffl sotto l'incrocio, senza paura Ivan Vulic, fa 8-8 e Fondi ritorna sui binari della parità quando sono trascorsi 15 minuti e quasi 30 secondi nel corso di questo primo tempo. Questa partita, che ricordiamo è valevole per l'ottava giornata del campionato di Serie A Benetta maschile di pallamano. Castillo, Branch, Castillo prova un appoggio, prova a trovare un appoggio del compagno, che però preferisce andare a prendersi il fallo dei 9 metri. Castillo, Branch, si fa vedere Oberrauch che viene però ignorato, e quindi Starolis, ancora il numero 15 Castillo a cercare e trovare Dragan Slepcevic sui 6 metri, braccato però dalla difesa di Fondi, troppo ruente in questo caso secondo la coppia arbitrale. Quindi secondo 7 metri a disposizione a favore dell'Eppan, sul punto di battuta sempre Starolis contro Vojovac, nessuna finta per lui, 9-8, il pallone del più uno dentro adesso per la formazione di Miljan Gagovic. Fondi ora che si porta in attacco, è entrato anche Luigi Arena. Arena che viene servito in questo momento da Torre, lo vedete con il numero 11 sulle spalle. Arena si appoggia su Vulic, pennacchio, poi non si intende con il compagno. Azione sciupata qui per la Banca Popolare, e Lepan adesso ha l'opportunità di andare a concretizzare per il possibile più 2. Branch, Starolis, Castillo, ancora Thomas Branch, fa vedere Slepcevic, poi Starolis, il destro di Starolis che non lascia scampo a Vojovac, 10-8, e diventa ufficiale adesso il più 2 dell'Eppan. Grande azione della squadra di Gagovic con la conclusione finale di Starolis, che con il destro non ha dato praticamente modo a Vojovac di opporsi. Pallone da una parte, portiere dall'altra. Fondi in attacco però con Arena, le sue solite serpentine, poi il piedone destro di Raffl a dire di no al numero 11 della Banca Popolare Fondi, rimessa in gioco però per la formazione di casa, che quindi staziona sempre in zona di attacco. De Torre, Vulic, il tiro di Vulic, il palo, e poi si salva anche fortunatamente Cristian Raffl e tutto l'Eppan. 18, aveva fatto partire una saetta, un bolide Vulic, palla sul palo, poi rimbalzata sulle mani di Raffl, che praticamente se l'è trovata lì sotto i piedi. Fortunato qui il portiere giallo-blu, fortunato tutto lo spare Lepan, che ora è in zona di attacco con Starolis. Il tiro di Starolis lo fa sembrare facile, ma facile non lo è, un destro che sa di siluro sotto l'incrocio, e giustamente adesso con il più 3 dell'Eppan, l'11-8, arriva il primo timeout dell'incontro chiamato da Giacinto De Santis. Noi andiamo con un breve spot pubblicitario.
E eccoci tornati live con i time out che sono terminati. Il Fondi che attacca dopo le indicazioni fornite da Giacinto De Santis, 11-8 a favore della Banca Popolare Fondi sull'Eppan Arena. Il tiro di Arena si oppone a Raffl, cioè però un 7 metri che si è andato a guadagnare Arena, 7 metri a favore della Banca Popolare. Arriva anche il secondo 2 minuti per Alexander Semikov. Anzi, non ci sarà un 7 metri, ma bensì un semplice 9 metri per la Banca Popolare. L'arbitro conferma i 2 minuti a Semikov, quindi si è accomodato in panchina. L'Eppan adesso in inferiorità numerica. E lo Fondi che attacca con Fiero De Benedetto, si appoggia su Bulic in posizione di terzino, poi Zanghirati, Bulic a servire De Benedetto. Il tiro di De Benedetto, grande risposta di Raffl, che come un gatto è andato a togliere quel pallone dalla porta. Grande prova di agilità dimostrata adesso da Christian Raffl. Starolis, Castillo, poi Branch, Castillo, ancora Starolis, Castillo. Castillo a cercare e trovare Sliepcevic sui 6 metri. Che trova la rete del 12-8. E arriva anche un 2 minuti per Luigi Arena per il fallo commesso su Dragan Sliepcevic. Fondi in inferiorità numerica e con 4 gol da dover recuperare. Siamo tornati nel frattempo live, chiediamo scusa, c'è stato qualche convenienza tecnica. Di nuovo qui dal Palasport di Fondi per commentare insieme a voi questa partita tra Banca Popolare e Fondi ed Eppan, che lo ricordiamo vale l'ottava giornata di Serie A Beretta maschile. L'Eppan sul risultato di 12-8, il Fondi che adesso attacca e deve recuperare i 4 gol di svantaggio. De Benedetto prova ad appoggiarsi su De Torri, c'è un fallo stressato, però fallo in attacco. Poi qui Ponticella ha provato a ritardare la ripresa in gioco dell'Eppan, è arrivata un'ammonizione per lui. Si riprende a giocare, si è tardato un attimo per le ultime annotazioni da parte della coppia arbitrale, poi è ripreso il gioco con l'Eppan che ora è in fase di attacco. Branch su Overrauch, Castillo, Starolis, difesa aggressiva di Fondi che ora riparte con De Torre, poi Pennacchio. Si appoggia all'indietro su Zanghirati, l'Eppan però si è posizionato bene in difesa e adesso Fondi che deve ragionare questa azione. Il gol da recuperare sono ovviamente sempre 4. Zanghirati, De Benedetto, Bulic, De Torre. Bulic, De Benedetto, il tiro di De Benedetto, grande risposta, l'ennesima di Raffl, poi Zanghirati sul tentativo di risposta dell'estremo difensore dell'Eppan, ha provato a recuperare il pallone, l'arbitro però aveva già
ravvisato una scorrettezza qui. Oberrauch si oppone, Voljovac, Oberrauch però viene messo giù, due minuti per Dario Zanghirati e ci sarà un 7 metri a favore dell'Eppan. Fondi che stava già scontando i due minuti subito prima da Luigi Arena. La formazione di De Santis in campo, lo vedete, con quattro uomini. Starolis contro Voljovac, la rete di Modestas Starolis. Quindi Fondi adesso con quattro uomini in campo che deve fare a meno di ben tre giocatori per i prossimi 120 secondi. Dettor, Pennaggio, quasi si perde il tempo, poi incertezze di troppo di Pennaggio in attacco, Sliepcevic porta sguarnita e mette dentro il pallone del 14-8 più 6. Sta dilagando adesso la squadra di Miljan Gagovic, qui addirittura Bulic non si era accorto che l'azione era già ripresa da centrocampo. Adesso attimi di sbandamento per la formazione allenata da Giacinto De Santis, che con i tre uomini in meno e con sei gol di svantaggio sta andando in bambola. Qui brutto passaggio di De Benedetto a cercare De Torre, ora ovviamente molto aggressiva per poter ripartire in contropiede l'Eppan con tutti gli spazi a disposizione. De Benedetto adesso ha provato a cercare l'angolo per sorprendere Raff, nulla da fare, ottima buona risposta dell'estremo difensore dell'Eppan. E ora Fondi che però rimane sempre in attacco. De Benedetto, De Torre, ancora De Benedetto, non ci sono grandi soluzioni in attacco per la Banca Popolare. Vedete, poi è costretta a questi tiri, seppur efficaci come in questo caso di De Torre, la Banca Popolare, 14-9. Eppan in attacco, Castillo, il tiro di Castillo che mette il pallone dentro del 15-9. Nuovamente sul più 6 l'Eppan. Entra per la Banca Popolare Luigi Arena, quindi il Fondi adesso nuovamente con sette uomini in campo e viene ristabilita la parità numerica. Zanghirati, De Benedetto, Bulic, il tiro sporcato, palla che termina comodamente tra le mani di Christian Raffl. Riparte l'Eppan, riparte ovviamente in maniera sciolta e tranquilla la squadra di Gagovic, avendo dalla sua i sei gol di vantaggio. Timeout adesso chiamato da Gagovic, che ovviamente vuole dare qualche indicazione ai suoi. Ci sarà un mini spot pubblicitario per noi.
Terminato il tempo a disposizione dei due mister per i due time out, squadre adesso che ritornano in campo, sarà Lepan a riprendere il gioco. Lepan che ha dalla sua il cospicuo vantaggio di più 6 ai danni della Banca Popolare Fondi. Ora la squadra di Gagovic ha addirittura l'opportunità di portarsi sul più 7. Vediamo ovviamente come andrà a svilupparsi questa azione. Franch si appoggia su Castillo, poi Starolis, ancora Castillo, si va a vedere Oberrauch che scarica all'indietro per Starolis. Branch palleggia in cerca di un compagno, lo trova in Oberrauch, segnalazione di passivo, deve affrettare la conclusione. Lepan lo fa con Castillo, palla che termina fuori, l'arbitro però ha fischiato un fallo in attacco a favore dell'Eppan. Quindi Starolis con il destro, un fulmine di Modesta Starolis, nulla da fare per Voliuvaz. Non benissimo qui la difesa di Fondi, 16-9 per l'Eppan. Quindi va a ufficializzare il più 7. Adesso situazione veramente difficile, scomoda per la Banca Popolare Fondi. Arena, Vulic, Luigi Arena, si fa vedere Zanghirati servito, poi ancora Luigi Arena che viene braccato. Dalle maglie di difesa avversarie. Arena, il tiro di Arena, anche un po' fortunato perché c'era arrivato bene Raffl, poi il pallone è terminato comunque dentro. 16-10, si riduce nuovamente a meno 6 il gap di svantaggio Fondi. Con Luigi Arena, quando mancano 3 minuti al termine del primo tempo. Castillo, Branch, Starolis, ancora Castillo, il tiro di Castillo che ha trovato praticamente un varco davanti a sé. Non ha difeso ancora una volta bene qui Fondi, troppi spazi, troppo spazio per Alex Castillo. Fondi adesso con Vulic che va a mettere dentro il pallone del 17-11. Ovviamente adesso l'intenzione della Banca Popolare Fondi è quella di portarsi all'intervallo con il minor gol di reti da dover recuperare, anche se poi nel secondo tempo sarà il Lepan a far partire la prima azione della gara. Qui fallo in attacco, sfondo, riparte Oberrauch per lo spare Lepan, viene messo giù Jan-Niklas Oberrauch, 21enne alla destra dell'Eppan, si lamenta Castillo con uno dei due direttori di gara. 9 metri per l'Eppan, battuto, anzi no, si aspetta il fischio dell'arbitro che arriva in questo momento. Allora sì che adesso la squadra di Gagovic può far tornare a circolare il pallone. Castillo, ancora fallo a disposizione dei Lions. Castillo prova ad appoggiarsi su Sljepčević che poi si gira con grande maestria, va a trovare il 18-11 a favore dei suoi, 29 sul cronometro, quasi praticamente un minuto al termine di questi primi 30 del primo tempo. Fondi si era portato in attacco, ma bisogna asciugare il terreno di gioco e quindi ovviamente si attende la ripresa dell'azione della Banca Popolare. Gioco che riprende in questo momento, circolazione palla dei rossoblù. Ed è Benedetto Arena, si fa vedere Francesco Cascone, ancora Luigi Arena, Vulic, De Benedetto,
Buric su Cascone, sui 6 metri, si gira Cascone, poi viene messo giù. E ci sarà un 7 metri a disposizione della Banca Popolare Fondi. Quindi quando mancano 30 secondi al termine del primo tempo, Fondi all'opportunità di andare sul meno 6, entra al posto di Raffl per la prima volta in questa partita. Samuele Bortolotto con il numero 1, lo vedete difendere la porta dell'Epan. Buric contro Bortolotto, nessuna finta per Buric, pallone dentro, 18-12, sempre più 6 a favore dell'Epan. Adesso ci apprestiamo veramente a commentare l'ultima azione di questo primo tempo prima di andare all'intervallo. Castillo non ha fretta, ovviamente l'Epan prende il pallone, recupera il pallone Arena, poi commette fallo Semikov. Buric non approfitta della porta sgolena dell'Epan. Termina qui il primo tempo tra Banca Popolare Fondi e squadra Epan, 18-12 a favore della formazione ospite. 10 minuti per l'intervallo e poi ci troviamo qui al Palasport di Fondi per il secondo tempo. Rieccoci collegati dal Palasport di Fondi per il secondo tempo tra Banca Popolare Fondi e Epan. Il primo tempo si è concluso con il risultato di 18-12 a favore della formazione ospite, che in questo momento ha il pallone tra le mani e gestirà questo primo attacco del secondo, di questa seconda frazione di gara. Vedremo che secondo tempo sarà per entrambe le squadre, che ovviamente sono in una posizione opposta in termini di punteggio. Qui Castillo trova un grande sottomano per l'Epan e va a siglare quello che è il 19-12 dopo 40 secondi nel corso di questo secondo tempo. Parte subito forte la formazione allenata da Miljan Gagovic, che si porta sul più 7, e adesso Fondi avrà 30 minuti a disposizione, 29 per l'esattezza. Qui il tiro di Arena, nulla da fare, diciamo, il Fondi avrà 29 minuti a disposizione per recuperare quest'ampio svantaggio nei confronti degli avversari. Fondi che nel corso del primo tempo ha dovuto rinunciare anche a 3 uomini a causa di 3 provvedimenti di 2 minuti, quindi c'è stata addirittura una situazione di 4 contro 7 che poi ha portato l'Epan a dilagare e a prendere, a conquistare pian piano il vantaggio che vedete in grafica. Qui 7 metri per la formazione altoatesina. Starolis contro Vojvac, la palla termina dentro, non sbaglia un colpo Odestas Starolis, che si sta rilevando in questo avvio di stagione e anche questa sera un ottimo acquisto da parte della formazione altoatesina, lui che giungeva a questo, alla vigilia di questo match. Qui intanto il gol di Arena per Fondi, 20-13. Dicevamo Starolis che giungeva alla vigilia di questo match come il miglior marcatore dei suoi con 39 reti. Vedremo alla fine di questa serata, di questa partita, quanti andrà a metterne nel proprio tabellino. Slepcevic, Semikov, che ha già scontato nel primo tempo 2 minuti di sospensione, quindi deve stare attento prendersi la terza.
partito è proprio Semikov, prova a liberare il mancino, lo fa, è stata però un'opposizione della difesa di fondi, quindi 9 metri per Lefan Castillo. Ancora il numero 15 che poi in elevazione da fermo prova a scaricare il destro, ma la palla termina fuori dalla porta, difesa da Maxim Voljuvac. Ripartito fondi con De Benedetto che si appoggia su Ivan Vulic. Ancora i due che scambiano, poi si fa vedere Dario Zanchirati. De Benedetto si appoggia su Luigi Arena. De Benedetto, Cascone, Vulic, ancora Arena che trova lo spazio, ci si infila, trova però l'opposizione di Christian Raffl. Lamentavano un fallo quelli della panchina di fondi, gli arbitri non sono però dello stesso avviso. Lefan si è adesso già riportato velocemente in fase di attacco, guadagnando un 9 metri già battuto. Starolis, Castillo, ancora Starolis, Semikov, Castillo. Il tiro di Castillo, si oppone Voljuvac, arriva però un 2 minuti, anzi no, nell'azione di passivo dell'arbitro, quindi deve accelerare l'azione Lefan Castillo. Fallo, scappato nel passivo Lefan, riparte fondi con Cascone, il tiro di Cascone, si è opposto Raffl. Sarà però una rimessa, 9 metri per la precisione, a favore della squadra allenata da Giacinto De Santis, che è sempre costretta a rincorrere lo svantaggio di meno 7, 20-13 il punteggio a favore dell'Eppan. Vulic, Cascone all'indietro per Arena, si fa vedere De Benedetto, non ci sono spazi, si appoggia ancora sul numero 11 che poi prova a scaricare questo pallone sotto le gambe di Christian Raffl. Arrivato però il fallo di Castillo e danni di Arena, quindi 7 metri a disposizione della Banca Popolare Fondi. Ovviamente sul punto di battuta si porta sempre Ivan Vulic, numero 44 di Fondi, ex giocatore del Next Handball Club, squadra che milita nel campionato croato. Vulic contro Raffl, uno sbaglia, pallone nell'angolino destro da parte di Ivan Vulic. E quindi quando sono trascorsi 5 minuti e 20 secondi nel corso di questo secondo tempo, il punteggio dice 20-14 a favore dell'Eppan. È entrato anche Santinelli, che lo vedete ricoprire il ruolo di terzino destro. Santinelli servito in questo momento, ex giocatore di Siena e Gaeta. Santinelli prova qui la conclusione, Lefan con il numero 9 Simon Singer. 9 metri battuti in questo momento dalla formazione di Gagovic. Santinelli in posizione centrale, Starolis, Semikov su Santinelli, segnalazione di passivo da parte dei direttori di gara. Qui deve affrettare la conclusione, lo fa benissimo Lefan con Starolis che in elevazione quasi da fermo scarica un bolide con il destro che sorprende Voljuvac. 21-14, è una sentenza da lì. Modestas Starolis, giro palla adesso della Banca Popolare. Vulic a servire De Benedetto, Zanghirati taglia, poi si appoggia sempre su De Benedetto, Zanghirati, la girella, palla che termina di poco fuori e si salva qui Christian Raffl. Era buona l'idea di Dario Zanghirati, sfortunato nella conclusione perché la palla non ha girato abbastanza, non ha preso il giro giusto poi per terminare in porta.
Santinelli e Panne in zona di attacco, difesa alta di Fondi con Arena, marcatura individuale su Starolist, perde palla per un attimo la formazione altoatesina, la recupera con Omar Santinelli che trova sui 6 metri Sljepčević che si gira, tira, trova l'opposizione di Boljubac, c'era stato però un fischio da parte dei direttori di gara, ancora una volta lo schema di prima, come prima, sempre Starolist, non lascia scampo a Boljubac. ...22-14 a favore dell'Eppan quando sono trascorsi 8 minuti in questo secondo tempo. Buona prova da parte della formazione altoatesina, non si può dire lo stesso della Banca Popolare, impacciata. Qui Arena ha provato a fare tutto da solo, ha trovato l'opposizione di Christian Raffl. L'arma in più questa sera per l'Eppan, ci sarà un 7 metri nel frattempo a favore della Banca Popolare Fondi. Si accinge ad andare alla conclusione, alla battuta, sempre Bulic contro Bortolot, con le maggiori centimetri. In questo momento Gagovic in porta, il tiro di Bulic che mette il pallone alle spalle di Samuele Bortolot, 22-15 il punteggio. Sempre a favore dello sparere Pan che adesso può gestire la manovra con Santinelli, si fa vedere Oberrauch, il mancino di Oberrauch si oppone con il piede di richiamo Boljubac e salva i suoi dal meno 8, riparte Fondi con Arena, fallo, lo sfondo in attacco di Luigi Arena, fischiato immediatamente dai direttori arbitrali Simone Monitillo. E adesso Lepan tutta la calma del mondo che si riversa in attacco, chiama ancora lo schema Santinelli che si appoggia su Alexander Semikov, si fa vedere Dragan Sljepčević, ancora Semikov, Starolist, Santinelli dai 9 metri trova l'opposizione di due maglie rosso-blu, viene messo a terra il numero 34 dell'Eppan. 9 metri battuto in questo momento, Santinelli si appoggia su Sljepčević che poi dai 9 metri prova a sorprendere Boljubac che però si fa trovare pronto. Il partito Fondi con Arena, poi Vulic, De Benedetto fa tutto da solo, De Benedetto trova una grande rete personale, Piero De Benedetto, 22-16 e riduce il gap di svantaggio a meno 6 adesso. Piero De Benedetto, sono trascorsi poco più di 10 minuti nel corso di questo secondo tempo. La partita è ancora lunga, mancano 20 minuti, però ovviamente Fondi dovrà cambiare approccio soprattutto in difesa se vuole colmare lo svantaggio. Qui Semikov prova una sorta di pallonetto, scavalcare Boljubac, nulla da fare. Seconda azione sprecata consecutivamente in attacco per Lepan, Bulic aggressivo su di lui, Sljepčević, 9 metri battuto da Fondi, Gizzo, De Benedetto, poi Bulic servito ora centralmente, dialoga con Arena, ancora i due nello stretto, si fa vedere De Benedetto che poi si appoggia all'indietro su Bulic, si fa vedere adesso Pennacchio con il mancino, Pennacchio va a mettere dentro il pallone del 22-17 meno 5 e pian piano sta risalendo la squadra di Giacinto De Santis, arriva anche un giallo in panchina per l'Eppan, giallo affibbiato all'allenatore della squadra altoatesina Miljan Gagovic, che forse ha avuto qualcosa di troppo da dire nei confronti dei direttori di gara.
Santinelli, Semikov. Ancora Semikov, perde palla qui Leppan, però poi la riconquista. Santinelli da solo sui 6 metri, grande risposta di Maxim Bogliuvaz, si è lasciato ipnotizzare Omar Santinelli. Ora Fondi che può e deve, lo fa, può e deve concretizzare l'azione di attacco, lo fa con Luigi Arena. E qui arriva il timeout sacrosanto chiamato da Milan Gagovic per registrare qualcosa nei suoi che negli ultimi minuti non sta più funzionando. Noi andiamo con un breve spot pubblicitario. Eccoci tornati live dal Palasport di Fondi. Leppan già disposto in campo per riprendere l'incontro. Il Fondi adesso invece che ha da poco lasciato le direttive tecniche e tattiche di coach Giacinto De Santis. 22-18 il punteggio sempre a favore del Leppan, che dalla fine del primo tempo non ha mai lasciato la situazione di vantaggio del punteggio. E Panora in attacco, Castillo. Semikov trova l'opposizione del muro rosso-blu e quindi ancora ossigeno per la Banca Popolare Fondi Arena. Su Zizzo che poi con un pallonetto provato a sorprendere Cristian Raffl, qui poteva sicuramente fare molto meglio Luciano Zizzo, preferito se vogliamo la conclusione più raffinata, ma il pallone è terminato alto. Azione sciupata in attacco per Fondi. Eppan che già attacca, Castillo dai 6 metri, il tiro Bogliuvaz, la grande risposta di Maxim Bogliuvaz che in questo secondo tempo sta salendo in cattedra. Portiere ucraino, ex estremo difensore della Raymond Sassari. Arena 9 metri fischiato ai danni di dell'Eppan, quindi Fondi che è ripartito. Arena, Bulic, ancora Luigi Arena, si appoggia ora su De Benedetto. Si fa vedere Nestor Pennacchio che con il mancino si appoggia su De Benedetto. Poi Vulic servito da Zizzo. Arriva il timeout chiamato questa volta da Giacinto De Santis e noi andiamo nuovamente in pubblicità. Siamo tornati live qui al Palasport di Fondi, 14 minuti trascorsi in questo secondo tempo, punteggio favorevole all'Eppan 22-18 a favore della squadra di Milan Gagovic. L'Eppan che aveva raggiunto un massimo vantaggio di più 7 sulla Banca Popolare, dimezzato negli ultimi minuti a causa di troppe azioni in attacco sprecate
dalla formazione in maglia giallo-blu. E Fondi che dal meno 7 si è portato sul meno 4, adesso deve velocizzare la conclusione in porta per non incappare nella situazione di passivo la squadra di De Santis. Il fallo qui commesso su Vulic, 9 metri per la panca popolare Fondi. Vulic, il tiro del croato, la palla termina dentro, meno 3 adesso le lunghezze di svantaggio per Fondi nei confronti dell'Eppan, e i tifosi invocano a gran voce il nome della squadra per sostenerla in questi ultimi 15 minuti dell'incontro. Boliuvaz risponde benissimo a Semikov, riparte Fondi con Zinzo che riesce a mantenere il pallone in campo, poi all'indietro per Cascone, buona prova quindi Zinzo che in caduta è riuscito a servire il compagno, anche se così però ha permesso all'Eppan di riposizionarsi. Fatto sta che però il Fondi ha la sfera di gioco tra le mani, De Benedetto si appoggia su Vulic, ci crede, deve crederci ora la formazione di casa. Arena, Vulic su De Benedetto, alto su di lui, e poi De Benedetto, nonostante la marcatura alta del numero 14 Modesto Staroris, va a trovare la rete del 22-20, meno 2 adesso per la formazione di casa. In una partita adesso che sarà combattuta fino alla fine, cambiano nuovamente le carte in tavola. Se fino a poco fa si poteva pensare ad una passeggiata qui dell'Eppan con il più 7 di vantaggio, adesso così più non è, perché le reti a proprio favore della formazione altarresina sono solo 2. Il Fondi adesso sembra crederci sotto tutti i punti di vista, qui buona difesa della Banca Popolare. Castillo, il tiro di Castillo che però questa volta va a mettere il pallone alle spalle di Maxim Boliuvaz, 23-20, e si porta sul più 3 la formazione altoatesina. De Benedetto servito da Vulic, attacca e fa girare il pallone la squadra di Giacinto De Santis. De Benedetto si appoggia su Pennacchio, poi sempre De Benedetto, Vulic, lo scarico per Zinzo, il destro fulmineo di Luciano Zinzo che non lascia spazio alla difesa dell'Eppan, non lascia scampo a Christian Raffl. 23-21 con 2 minuti, sono quasi 17. Semikov, Arena con una difesa alta su Castillo, ovviamente vuole poter sfruttare ogni possibile contropiede Fondi, qui però fallo fischiato a favore dell'Eppan, 9 metri battuto in questo momento. Castillo centralmente va alla conclusione, no, poi si appoggia sul compagno che sbaglia, si trattava di Thomas Branch che da 6 metri a tu per tu con Boliuvaz ha sciupato l'occasione del 24-21. De Benedetto, Vulic, Arena si appoggia sull'argentino ex giocatore del River Plate. De Benedetto su Pennacchio, Vulic, ancora lo scarico per Zinzo, questa volta però nulla da fare per Luciano Zinzo che ha sparato in bocca a Samuele Bortolot. Staroris, Semikov, Castillo, ancora il numero 15 dell'Eppan a trovare Slepcevic sui 6 metri, fermato il pivot di Leppan. Castillo, ancora Slepcevic che questa volta
non sbaglia, mette dentro il pallone del 24-21, più 3 quindi per la formazione ospite. Vulic, De Benedetto che si appoggia su Zizzo, giro palla della formazione di Giacinto De Santis. Vulic si fa vedere Cascone ad aiutare i propri compagni, ancora De Benedetto quasi intercettare il pallone Lepan, poi Vulic in solitaria fa 24-22, meno 2 adesso lo svantaggio per la Banca Popolare Fondi. Ha ridotto il cospicuo svantaggio precedente, qui perde palla Lepan, Zizzo per Arena che ha provato a servire il compagno, poi sulla ribattuta trova il gol Luigi Arena, ci aveva provato in un primo momento a battere Samuele Bortolotto, numero 11 in fondo, poi sulla ribattuta la palla è terminata tra le mani del terzino della Banca Popolare che al secondo tentativo non ha sbagliato. 24-23, meno 1, timeout chiamato da Gagovic, piccolo spot pubblicitario per noi. Eccoci live dal Palasport di Fondi dove assisteremo tra poco quando l'incontro verrà ripreso agli ultimi 10 minuti e mezzo, la sfida tra Banca Popolare Fondi e Epan, questa 8ª giornata di campionato di Serie A Beretta maschile. 24-23 il punteggio a favore della formazione in maglia giallo-blu che, la vedete adesso con il pallone tra le mani, verrà a servire Castillo per Singer che non sbaglia, con il destro a mettere il pallone dietro le spalle di Maxim Voliuvaz. 25-23, si riporta immediatamente sul più 2 la squadra altoatesina. Vulic si appoggia su Cascone, De Benedetto, Vulic, ancora De Benedetto, messo giù, brutto fallo di Sliepcevic, arriva il 2 minuti fischiato dalla coppia arbitrale. Contro Sliepcevic, con un 9 metri a favore del Fondi e qui arriva addirittura il rosso diretto per Sliepcevic, per proteste di troppo contro i direttori di gara che adesso esortano il giocatore dell'Epan a dover abbandonare il terreno di gioco e recarsi negli spogliatoi. Partita che ci regalerà questi ultimi 10 minuti praticamente di fuoco, due squadre che non vogliono rinunciare assolutamente a 2 punti questa sera, che valgono moltissimo per entrambe le formazioni per smuovere la classifica, allontanarsi il più velocemente possibile dalla zona retrocessione.
squadre divise in questo momento da due punti. L'Eppa ne ha 4, il Fondi a 2, con una sola vittoria in cascina. Il tiro qui della Banca Popolare è terminato fuori, quindi sospiro di sollievo per l'Eppan, che con una situazione adesso di più 2 si riversa in zona di attacco. Castillo, Semikov su Yannicklas Oberrauch, circolazione palla della formazione di Emilian Gagovic. Si fa vedere Oberrauch, va a servire Castillo dai 9 metri. Aveva pensato per un attimo al tiro, poi intervento irregolare su di lui, 9 metri. Castillo, Semikov con il mancino all'indietro per Starovic, non ci sono spazi, segnalazione di passivo. Castillo dai 9 metri, un bolide di Alex Bienvenido Castillo, che trafigge Boljuvac e regala il più 3 all'Eppan, 26-23, e poco più di 8 minuti da giocare prima che finisca la gara. Bulic, Arena, il destro di Arena sotto le gambe di Bortolot, che si lascia cogliere impreparato. 26-24. E Arena che va a siglare il meno 2 per la Banca Popolare Fondi, che adesso però si deve difendere dalle controffensive dell'Eppan, che attacca con il russo Alexander Semikov. Indietro per Yannicklas Oberrauch, il mancino di Oberrauch, palla sfiorata con gli occhi e forse con la mano da Voljuvac, che poi trova il tiro da porta a porta. Maxim Voljuvac, 26-25, ha visto la porta avversaria sguarnita. Voljuvac non ci ha pensato un attimo, ha scaraventato il pallone dall'altra parte del campo, togliendosi anche la gioia personale del gol. Voljuvac, che non è nuovo a questo tipo di soluzioni. Ora l'Eppan in attacco con un solo gol a propria disposizione, con un solo gol a proprio vantaggio. Castillo all'indietro per Semikov con il mancino su Singer dell'opposizione di Voljuvac, adesso galvanizzato dal gol. Maxim Voljuvac, grande secondo tempo per lui, è riuscito a trovare anche la rete il portiere della Banca Popolare Fondi, De Benedetto Arena. Fondi che adesso ha veramente l'opportunità di andare a riacciuffare la partita. Vulic, Zizzo, ancora Vulic, Arena a cercare sui 6 metri, male però Cascone, riparte l'Eppan e trova la rete in contropiede con il numero 6 Yannicklas Oberrauch, che non sbaglia. 27-25 per l'Eppan, sbaglia Fondi in attacco e ne approfitta subito l'Eppan, poi De Benedetto in caduta. 27-26, meno 1 per la Banca Popolare. Una partita che a mio avviso adesso se ne andrà così fino alla fine, sarà combattuta punto su punto, centimetro su centimetro, mattone dopo mattone. Due punti, lo ripetiamo come se ce ne fosse bisogno, valgono moltissimo per entrambe le formazioni. Castillo qui in caduta trova la rete dell'Eppan del 28-26. Si è lasciata sorprendere la difesa della Banca Popolare. Vulic, qualcosa da dire all'arbitro, ha invitato a cambiare il pallone di gioco, quindi si attarda un attimo la ripresa dell'azione di attacco da parte della Banca Popolare Fondi. Si aspetta ovviamente il fischio dell'arbitro, che arriva in questo momento. Zizzo, De Benedetto, Vulic in posizione centrale, si fa vedere
Francesco Cascone. Poi Arena viene servito da De Benedetto. Arena, il tiro di Arena. Si è opposto con i piedi Samuele Bortolot. C'era stato però un fallo fischiato a favore della Banca Popolare. Arena lì indietro con un passaggio dietro la schiena. De Benedetto, segnalazione di passivo a De Benedetto. Va a mettere dentro il pallone del 28-27, va a togliere le castagne dal fuoco alla Banca Popolare Fondi, che stava incappando nel passivo. Controffensiva dell'Eppan, ora Semikov si fa vedere, Overrauk, Castillo all'indietro per Semikov a liberare Starolis, poi Castillo, il pallonetto a scavalcare Vojvodina, il gol è stato convalidato, 29-27, Vulic, la rete di Vulic, palla terminata dentro, però l'azione era stata annullata per un precedente fischio dei direttori di gara. 4 minuti al termine della partita, 29-27 il punteggio a favore dell'Eppan. Fondi chiamato a recuperare il doppio svantaggio. De Benedetto, Vulic, ancora De Benedetto che scivola, qui una brutta caduta per Piero De Benedetto, che ha perso aderenza sul parquet, fortunatamente si è rialzato subito Piero De Benedetto. Bisogna però asciugare il terreno di gioco, 40x20 del palazzetto. Gioco che riprende in questo preciso istante proprio De Benedetto in posizione centrale. Cascone, Arena, Vulic all'indietro, poi De Benedetto, Arena, De Benedetto, ci sono gli spazi per un'azione personale, va alla conclusione l'ex giocatore di River Plate, 9 metri sempre per la Banca Popolare Fondi. Ancora una volta chiamato l'intervento dello spazzolone, anzi no, è arrivato il time out, sì, time out chiamato da Giacinto De Santis. Breve spot pubblicitario per noi e poi torniamo ad assistere gli ultimi 3 minuti, poco più, di questo secondo tempo. Terminati in questo momento i time out e noi siamo tornati live in diretta per commentare gli ultimi 3 minuti e 16 secondi per la precisione di questo secondo tempo. Una sfida tra Banca Popolare Fondi e Eppan, ci sarà un 9 metri a disposizione adesso per il Fondi, si attende il fischio dei direttori di gara. Fischio che arriva in questo momento e si riprende a giocare. Fondi in attacco, Arena si appoggia, anzi no, prova lo scarico all'indietro. Può inventarsi un gol, sarebbe stato meraviglioso. Luigi Arena, è stato però un fallo fischiato su di lui. Segnalazione di passivo, attenzione, bisogna andare alla conclusione il prima possibile. Vulic, tiro sporcato, la palla termina dentro, 29-28. Meno uno, ora per la Banca Popolare. Ma è l'Eppan ora ad avere il pallone tra le mani e qui dovrà difendersi bene
la squadra di casa per poi ripartire con un eventuale contropiede o andare a attaccare per siglare il 29-29. Semikov per Leppan. Eccolo qua il contropiede, Pennacchio con il mancino, la mette dentro, porta sguarnita, arriva il pareggio del Fondi. Quando siamo ormai giunti al 28esimo minuto di questo secondo tempo, Nestor Pennacchio con il mancino ha messo dentro il pallone del pareggio. È stabilita quindi la situazione di parità tra Banca Popolare Fondi e Eppan. Ora però la squadra di Gagovic si attacca e deve farlo bene se vuole ritornare in vantaggio. Castillo, abbiamo parlato di contropiede, così è stato, e qui il fallo a favore dell'Eppan. E arrivano due minuti, fischiato a Francesco Cascone. Ci sarà un 7 metri per la formazione altoatesina. Zinzo a dare consigli a Maxim Bojuvac. Poi non ci sarà, mi correggo, un 7 metri, ma un fallo dei 9 battuto in questo momento. All'inizio sembrava che i direttori di gara avessero fischiato, avessero optato per un tiro dei 7 metri a favore dell'Eppan. Oberrauch, Semikov, Cassio, Oberrauch, il sinistro sporcato dalla deviazione di Volyuvac, la palla termina dentro, 30-29. Per un attimo aveva dato l'impressione di averla presa Volyuvac, nulla da fare però per l'estremo difensore di Fondi e per tutti i suoi compagni. Gol di svantaggio da recuperare, ricordiamo che le squadre non hanno mai pareggiato in questo avvio di stagione. De Benedetto, Vulic, segnalazione di passivo. Deve affrettare la conclusione la Banca Popolare. Vulic, non ci sono grandi spazi però, a dire la verità. Poi Vulic, il tiro sporcato, palla che termina tra le mani di Christian Raffl. Ultimi 30 secondi adesso a disposizione e pallone in mano all'Eppan. La situazione si fa veramente difficile per la Banca Popolare, che deve assolutamente conquistare il pallone se vuole andare perlomeno a riacciuffare il pareggio. Qui Singer, Starolis, serve Branch, Sisemetri che mette il pallone dentro del 31-29. 10 secondi da giocare, ma praticamente la partita è in cassaforte adesso per l'Eppan. Pennacchio, il tiro di Pennacchio, la partita termina qui, arriva il suono della sirena, 31-29, vince l'Eppan, lo fa in casa della Banca Popolare Fondi e sale quindi così a 6 punti in classifica. Rimane a 2 invece la squadra di Giacinto De Santis. Eppan che trova la terza vittoria stagionale, Fondi invece rimane ancorato all'unica vittoria qui ottenuta contro Trieste, settima sconfitta per la squadra di Giacinto De Santis. Prima di chiudere ricordiamo quelli che saranno i prossimi appuntamenti delle due squadre nella nona giornata di andata, che si giocherà sabato 24 ottobre e che vedrà la Banca Popolare Fondi impegnata nello scontro contro Cassano Magnago alle ore 17, l'Eppan invece ospiterà il Trieste alle ore 19. Ricordiamo il punteggio, l'Eppan batte la Banca Popolare Fondi 31.